dopo un 2018 molto penato e vissuto molto pericolosamente, possiamo oggi finalmente dire la buona notizia. L'anno scorso la buona notizia era che la legge finanziaria aveva stanziato i fondi per la statalizzazione degli istituti superiori di studi musicali interessati appunto al processo di statalizzazione. Poi una serie di vicende, tra cui le elezioni politiche che hanno sostanzialmente bloccato i lavori dei ministeri coinvolti, MEF e MIUR, ha determinato un rallentamento per cui la statalizzazione non partiva di fatto. E oggi vi abbiamo riunito, per quanto mi riguarda, da Presidente per dare alla città due buone notizie. La prima è che appunto la statalizzazione partirà ora e richiederà circa un anno di procedure burocratiche tra compilare la piattaforma informatica, valutarla da parte dei ministeri, dare il tempo per i ricorsi a chi fosse eventualmente escluso o dovesse integrare documentazione. Quindi, però adesso è un orizzonte solido, pianificato e davvero incipiente. La notizia invece ottima, non solo buona, è che preso atto dei ritardi di questo processo, dell'avvio di questo processo, che sarebbero stati letali per noi, perché il Bricciardi non aveva fondi per chiudere il bilancio del 2018, il Ministero ha deciso di svincolare l'assegnazione dei fondi dall'andamento del processo di statalizzazione. Quindi, mentre in tutto il 19 si procederà a formalizzare le domande di statalizzazione, eccetera, la ripartizione dei fondi comincia ora. C'è già arrivata una prima tranche a giugno e entro dicembre contiamo di ricevere tutti i finanziamenti necessari a chiudere il bilancio dell'anno, a corrispondere ai docenti tutti gli stipendi e anche a poter pianificare più serenamente il 19, perché sappiamo già quali saranno i criteri in base a cui verranno assegnati i fondi. Quindi il bilancio del 19 può essere fatto in modo da assicurare ai docenti di lavorare serenamente, agli allievi di studiare e, per quanto mi riguarda, a me di lavorare costantemente perché questo processo si realizzi secondo i tempi e i modi indicati. Vi dovessi dire con una battuta: nel 18 il Bricciardi ha camminato sulla fune senza bilanciere, quest'anno siamo ancora sulla fune ma c'è un bilanciere. Detto con metafora ospedaliera, prima eravamo in rianimazione, adesso siamo in prognosi riservata. Io credo che entro pochi mesi potremo definitivamente sciogliere la prognosi. È la prima volta che mi sentite parlare con ottimismo ragionevole. L'orizzonte è chiaro, l'orizzonte è schiodato, richiede di essere praticato e messo a regime.